Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente, dopo un po' di tempo, sono riuscito a capire come funziona la botte della Zunhammer, il pack che è stato fatto per il contest. Vi avevo promesso che avrei fatto un tutorial, se sei riuscito a capire come funzionava, e ora ce l'ho fatta grazie all'aiuto di Nemesis che mi ha spiegato come funziona tutto quanto, che lo ringrazio e lo saluto. Allora, cominciamo con il dire che dovete avere, per sfruttare al massimo il pack, dovete avere tutti i pezzi, cioè la botte, la proboscide frontale, che è una cosa opzionale, dipende da come volete fare voi. Questo qui che si trova sempre nel pack, i tubi, il cassort container che contiene il liquame e la botte per il trasporto. Poi, un'altra cosa che non c'è nel pack, voi dovete avere anche il fast coupler, quello frontale, altrimenti non riuscite ad agganciare la proboscide frontale. Allora, cominciamo subito. Praticamente la funzione è molto semplice, c'è questo container verde che contiene il liquame, che viene riempito dalla vostra botte che andate a riempire nella vostra stalla. Questo qua di solito va lasciato a lato dei campi, viene riempita dalla botte, poi il trattore viene a fare rifornimento con la botte e continua a fare i suoi giri. Allora, come funziona? Praticamente io ho comprato prima questo, poi la botte e la botte per il trattore. I tubi funzionano nel modo più semplice, che io anche da stupido non ci ho neanche pensato. Funziona proprio come nella realtà: dovete andare praticamente sull'estremità, tasto sinistro del mouse e si stacca. Per riattaccarlo vedete che vi compare il simbolo dell'aggancio. Quando siete vicino agli agganci, schiacciate di nuovo e si attacca da solo. Attenzione che hanno una portata di lunghezza massima, quindi io sono stato molto vicino perché prima tipo ero qua e non riuscivo ad attaccarmelo, ovviamente perché non sono delle molle che si allungano. Stessa cosa qui, ogni estremità del tubo si può attaccare e staccare, quindi lo potete staccare completamente e lo trascinate dove volete, come ho fatto io perché il negozio della Belgica è di là e io l'ho trascinato a mano. Poi attaccate vabbè, il tubo all'estremità di questa qui, che è dove va dentro il liquame. Praticamente viene aspirato, passa da qui, va dentro, si riempie la vasca e da qui fuori esce. Potete aspirarlo, vedete qui c'è un altro coso, lo attaccate a questa estremità della pompa e siete a posto. Questo qua non so perché traballa, boh, e vabbè, forse perché magari sono troppo di lato, è molto probabile. Vabbè, allora quando avete riempito la vasca, mi sta sui coglioni sta roba che tremo di continuo. Aspettate che riprovo. Porca troia, no, sta fermo. No, non sta fermo. Vabbè, pazienza, portate pazienza anche se trema. Poi vabbè, attaccate il tubo qui e lo riattaccate qui. Qua c'è un invito, adesso che va su e giù è anche più difficile da centrare, è un bersaglio mobile, ma vabbè, non importa. E salite nella botte, poi salirò e vi faccio vedere tutti i tasti, tutte le funzioni. E basta, poi sempre nel pack troverete i diversi attrezzi a collegare dietro. Qui c'è il ripuntatore, come vi ho mostrato c'è il sollevatore e tutto quanto. Potete usare anche quello che si allarga, i distributori a terra, li chiamo io, non so che cacchio di nome abbiano. E dopo c'è anche i distributori, quelli ad aria, che gettano praticamente, fanno dei getti normali, insomma, a destra e a sinistra. Ok, saliamo sulle botte che vi mostro tutte le funzioni. Allora, abbiamo la proboscide frontale, vi ho fatto vedere prima, che ha un sacco di movimenti. Se
sempre comunque nel riquadrino in alto a sinistra vedete i tasti e tutte le funzioni. Allora con l'Alt, Left, Alt e J e alzate e abbassate il terzo punto, cioè non è che si è tirate su e giù, con l'Alt e M praticamente, anzi scusate, con l'Alt N e Alt J muovete tutti e tre i punti del sollevatore, praticamente i due bracci e il terzo punto. Invece con Left Alt M e il K muovete solo il terzo, vedete? Che si muove solo il terzo, che è quello che praticamente che dà l'inclinazione alla proboscide. Tanto di cappello chi ha fatto sto modo, perché veramente ragazzi è una roba spaziale, anche se vabbè un po' una complicazione montarla e capire tutto quanto, però quando avete capito il procedimento è una boiata. Poi c'è un altro tasto che, scusate, no, non, dove cacchio è? Ci dovrebbe essere il tasto del pistone idraulico, quello che praticamente muove l'ultimo braccio della cosa, che non mi ricordo più qual è. Porca miseria. No, no. Scusate se. No, non mi ricordo più. Cioè, non c'è. Non ricordo più che cacchio di tasto è. O forse non si. No, non è. Ok. Forse mi sbaglio io, no, non, cioè non è che poi mi sbaglio, è che c'è un pistone lì, non mi ricordo perché prima ho provato, che cazzo, non trovo più il tasto. No, vabbè, scusate l'epic file, ma non mi ricordo più se si muove questo pistone qui. Questo qua lo vedete anche voi, lui, quello è l'ultimo braccio, non mi ricordo più se si muove, ma mi sembra di sì. Comunque riuscite lo stesso a centrare il buco, che è quello praticamente, vediamo se riusciamo, eccolo qua, questo nero, questo qui, vedete che c'è l'invito per la proboscide, voi venite qui e potete aspirare da qua. Questo è un sistema per riempire, vedete che si automaticamente quando attaccate il terzo punto, cioè attaccate la proboscide davanti, vedete il tubo rosso che scorre sotto il trattore e si attacca, porca troia, e si attacca dietro praticamente alla botte. Poi altra cosa per riempirla lateralmente. Ah, scusate, forse deve essere acceso il trattore. Porca miseria. Vediamo. Ah, c'è anche, oh, boia, c'è anche una telecamera. Ah, vedete se, ecco, mi sono anche accorto adesso che se spostate la telecamera da dentro fuori, c'è la terza telecamera che praticamente vi guida, è sopra la proboscide per vedere meglio dove c'entra, sì, dov'è il buco. Porca miseria, sta roba. Oh, non ho parole. Vabbè, vediamo se si accende. Ecco, sì, vedete, il trattore, dovete avere il trattore acceso. Ecco, i tasti punto e virgola muovete il pistone. Ecco, scusate ma non mi ricordavo più. Vedete che c'è anche l'invito. Ragazzi, veramente sto modo qua, io al posto di 5 stelle gliene do 26, perché porca miseria. Allora, poi il reparto della botte dietro avete il tasto Z, il tasto X. Scusate, devo tenere acceso il trattore perché altrimenti non si muove nulla. Tasto ZX, potete alzare e abbassare la botte. Vedete che si alza. Se c'era anche il trattore, se sentite. Poi con il tasto punto e virgola dovete centrare il bersaglio. Ah no, vale, si è anche fermato. Bene, perfetto. Dovete alzate e abbassate la proboscide laterale. Track. Non è che mi sono messo a caso qui, ci ho provato 2 volte prima di riuscire a mettermi giusto. E da qui riempite la vostra botte. Bene, altra cosa, vabbè, avete
dovete alzare e chiudere. Ecco, aveva anche ricominciato a andare su e giù quel scatafarco là. Dovete chiudere e aprire i vostri ripuntatori. Allora, basta, non c'è altro, sì, fuori all'esterno per scollegare la botte, che io l'attaccavo, non riuscivo più a scollegarla, sempre Nemesis mi ha detto che bisogna praticamente attaccare la PTO, vabbè adesso l'ho attaccata, bisogna staccarla e poi schiacciare il pulsante V e si sgancia praticamente la botte, si sgancia del tutto. Boh, cosa dire altro? Non c'è niente, avevo i dettagli, ve l'ho già fatti vedere. Comunque c'è la polvere delle ruote. Non so, non chiedetemi quanto tiene il container perché devo ancora riempirlo. Io ci ho appena, guardate, l'ho appena messa montata su adesso, vi ho fatto subito il tutorial così chi la può usare si capisce un attimo. Spero di essere stato abbastanza chiaro. E niente, comunque questa proboscide frontale non è indispensabile, cioè se volete riempitela da qui oppure potete riempirla da qua, scegliete voi come vi va meglio. E aspetta un attimo che stacco sto tubo perché mi rompe abbastanza i coglioni. E staccati, merda. Ok. Questo per trasportarlo avete gli attacchi del sollevatore. E basta, non c'è altro, no. Non, comunque, vabbè, sulla sezione della botte, dove cazzo è? Qua. Avete anche questo qui che è quello che vi ho spiegato prima, e questo qua, che è quello per spargerlo praticamente a come la canna dell'acqua, perché scusate il paragone, ma non mi veniva altro. Vabbè, e basta. Comunque è abbastanza pesante da trainare. Vabbè, io ho il 7R, si sforza un pochettino. E basta. No, non altro a dirvi. Allora vi rifaccio un riassunto. Dovete attaccare questa a questa. Riempite il cassone verde. Da qui potete caricarla o dalla proboscide, che l'ho attaccata con il sollevatore davanti con il coso rosso qua, che è il boh, poi mi è venuto un vuoto di memoria del nome. Oppure attaccate il tubo qui e l'ho attaccata alla stazione di caricamento. Arrivato con la botte, abbassate la proboscide con i tasti punto e virgola e basta. Mi sembra che ci possa anche fare a meno di sta cosa qui, perché vedo che c'è un attacco sotto. Adesso sono distante col tubo, no? Non riesco a tirarlo fin qui, ma credo si possa attaccare anche il tubo direttamente e fare praticamente cioè un giro unico senza fermarsi con questo qui. Basta, no, non c'è altro. Spero di essere stato chiaro. E niente, con calma farò un video anche su questo perché merita veramente tanto, con tanto di cappello chi l'ha fatta. È molto sofisticata, è molto dettagliata, è reale. E niente, basta, non c'è altro da dire. Vi saluto, grazie per l'attenzione. Se non capite qualcosa, scrivete nei commenti. Mi raccomando, non chiedetemi ancora sempre il link, che lo mod lo trovate sul sito ufficiale di Farming Simulator, sezione mod contest, e c'è lì, scaricate, e sopra c'è anche tutte le mod che avete bisogno per far andare questa mod. Non chiedetemi 7R perché è privato, e basta. Niente, vi saluto, e grazie mille della visualizzazione, dell'attenzione, e ciao a tutti.